in Africa, piccole moto, che qui vengono chiamate boda boda, come quelle che vedete alle mie spalle, vengono utilizzate come vere e proprie ambulanze, cioè raggiungono i villaggi più isolati, dove spesso non arrivano i 4x4, a volte vengono trasportate delle donne gravide da questo villaggio isolato fino al centro di assistenza del QAM. Alcune volte servono per portare i medici nei villaggi per fare vari interventi, vengono utilizzate per portare i vaccini e insomma svolgono un lavoro utilissimo. E qui siamo qua quindi per toccare con mano in prima persona l'efficacia di queste moto, e per cui abbiamo voluto, come dire, provare anche noi, no, a guidare queste piccole moto a seguito degli operatori QAM, per renderci conto dell'utilità e della difficoltà delle strade. Un miglio è una distanza simbolica che significa cercare di essere lì dove nessuno arriva. Noi abbiamo proprio visto con i nostri occhi in questi giorni che il QAM dà un supporto straordinario in alcune zone sperdute dove nessuno arriva. Abbiamo visto che quest'ultimo miglio fisicamente molto spesso non è un miglio, ma sono 30-40 chilometri veramente difficili da raggiungere, ed è lì che le nostre moto riescono a fare veramente la differenza. Noi ci diamo tanto da fare in Italia per questo progetto, però bisogna venire qui ogni tanto per capire, per testare, no, sul campo la validità delle moto, ed è per questo, ed è questo che abbiamo voluto fare, cioè salire su queste piccole moto, seguire gli operatori, i medici, stare con loro e capire le loro difficoltà, ma anche i loro entusiasmi. Personalmente non avevo mai portato la mia moto da Kampala qua, l'ho fatta apposta e diciamo che sono stato contento di averlo fatto, perché mi sono mosso con i membri di questa associazione, e si vedeva anche che per loro è stata un'esperienza folgorante, perché vedere con i propri occhi la realtà, per la quale poi tra l'altro si danno da fare per raccogliere fondi, per cui bellissima, bellissima cosa. Il bilancio è sicuramente positivo, abbiamo visto che queste due ruote sono veramente importanti, e questo serve anche a darci nuova carica in tutto quello che facciamo in Italia per sostenere questo progetto. Per cui torniamo carichi di emozioni, ma anche convinti della necessità di fare ancora di più, e abbiamo bisogno del supporto di tutti quelli che generosamente ci hanno supportato fino adesso, ma cerchiamo anche di allargare il bacino dei nostri sostenitori. Chiunque voglia darci una mano, noi lo accogliamo con il cuore aperto e grande gratitudine.